E sempre dalla 53esima edizione del Salone Nautico di Genova siamo venuti nella FNM, perché non basta ovviamente comprare una barca, poi bisogna pensare a come motorizzarla per chi si avvicina per la prima volta al mare, ma ci sono anche tante persone che poi negli anni ovviamente rivedono quello che può essere la motorizzazione, proprio perché i tempi cambiano molto più rapidamente. Ricordiamo quanto sia avanzata negli ultimi 10 anni quello che è la tecnologia elettronica e meccanica per quanto riguarda un po' tutto il mondo dei motori. Ovviamente noi FNM lo conosciamo bene, un motore che da sempre, quando si è presentato sul mercato, richiama quelle che sono le caratteristiche dei motori automobilistici, segue un po' al passo con quello che è l'evoluzione del motore automobilistico, però in questo caso sono motori che poi vengono applicati ad imbarcazioni, quindi vengono poi semplicemente marinizzati da FNM. Motori che vi hanno dato tante soddisfazioni all'inizio, chiaramente anche voi avete dovuto affrontare quello che è stato un cambio completo di quello che era il mercato della nautica, un mercato che ha avuto una brusca frenata, ma poi si sta, anche qua al Salone, si sta rivedendo un certo rifiorire di quello che è la passione, che non è mai morta, ma che però sarà un po' soffocata, di andare per mare. Tante persone che girano sono interessate sia appunto a imbarcazioni, ma molto anche a quello che è la motorizzazione, che di questi tempi tiene conto anche poi di quelli che sono i consumi, che sono importantissimi. In questo caso ovviamente se ne beneficia parecchio, proprio per le caratteristiche del motore, ma anche poi per quello che è il peso, che ricordiamo è un grosso vantaggio quando a poppa non abbiamo tutti quei chili che invece in altre situazioni si hanno. Allora Francesco, partiamo con la carrellata. Quando lo stand FNM, diciamo, qua ci sono il 200 cavalli, il 300 cavalli, che sono un po' gli ultimi portati sul mercato, la gamma è molto più ampia, e poi un idrogetto che, ci dicevi appunto, è stato portato addirittura a 130 cavalli, un idrogetto diesel, che è turbo diesel, che viene montato poi... Il più piccolo common rail motore marino che c'è sul mercato, è un 1300 che abbiamo potenziato a 130 cavalli, mantenendo ovviamente tutti i parametri di emissione e di consumi ai minimi della categoria. È un motore, devo dire, che per peso potenza, oltre che per cilindrata, non ha concorrenti diretti, ha molto successo sui tender, sulle barche di ausilio a yacht più grossi, che al momento mantengono, come dici tu, questo colpo della crisi, e quindi hanno una loro fetta di mercato. Quindi è un target di cliente molto esigente, quindi vuole un prodotto performante. Però anche se andiamo su barche costose, diciamo così, per miliardari, anche lì c'è importante il consumo, e quindi il motore diesel common rail di ultima generazione è quello che richiedono anche loro, e che richiede quindi il mercato. Siamo entrati in cantieri non solo italiani, fortunatamente un po' in tutto il mercato mondiale, posso affermarlo mondiale, perché vendiamo anche in America. Tutta la gamma è da quest'anno certificata EPA Tier 3, che è la certificazione che richiede richiedono gli Stati Uniti d'America per commercializzare i motori e per farli navigare nelle loro acque. E quindi anche questo valore aggiunto all'FNM e consente quindi di entrare in nuovi mercati. Ecco perché dicevo a livello internazionale. I motori, la gamma, come dicevi tu, è consolidata. Qui a Genova abbiamo portato i motori più evoluti tecnologicamente, tutta la gamma common rail. Abbiamo sempre in listino la gamma dei motori a precamica, diciamo per l'Amarcord, per i vintage della nautica, che vogliono i motori meccanici, ma ovviamente è una nicchia molto piccola che anche lì noi cerchiamo di accontentare. Ma ovviamente, proprio come dicevi tu, la gamma dei common rail viene a sostituire la vecchia tecnologia, ma non è solo un discorso di spinta di tecnologie, è anche un'esigenza proprio nel soddisfare le emissioni che ormai controllano e governano un po' le scelte dei motoristi, perché l'ambiente ha un'importanza rilevante, il nostro futuro, e quindi i motori devono rispettare determinati parametri, e solo con la tecnologia, quindi common rail, turbine a geometria variabile, sistemi di trattamento dei gas di scarico, si riesce a rientrare nei parametri. Quindi ecco perché portiamo la gamma, diciamo, più moderna, ed è giusto che la tecnologia debba seguire il passo. Noi come azienda piccola ovviamente facciamo grossi sforzi, investimenti in ricerca per poter mantenere il passo dei colossi che anche qui attorno ci circondano, e ne siamo orgogliosi, perché vediamo anno dopo anno che il marchio sta consolidando, vengono tanti clienti e la cosa ci fa molto piacere, già documentati: ah, questo è il vostro nuovo motore. Questo quindi, grazie anche a Non Solo Mare. Grazie al mitico Francesco Piras, che
aiuta a contribuire, a diffondere quello che è la notizia. Ci conosci, quindi non è un discorso solo commerciale, c'è un credo, insomma, credi. Molte persone si avvicinano proprio perché bisogna informarle certo. Di quello che poi realmente viene messo sul mercato. Ci sono aziende come l'FNM che, come dicevi, investite molto in ricerca tecnologica, ma non soltanto. Alle nostre spalle qualche immagine che girava prima di quello che è stata una linea presentata pochi mesi fa, noi eravamo presenti. Questa linea è importante, una robotizzazione, automatizzazione di un processo che rende, ovviamente, al di là di poter offrire sul mercato costi migliori per quanto riguarda il prezzo del prodotto finito, ma soprattutto il fatto che si fa tutto perfettamente uguale, quindi il famoso discorso che il problema, diciamo, del robot, nel senso, il problema a livello di umano è che leva posti alle persone, però garantisce una ripetibilità nel ciclo di lavorazione, non un soggetto, diciamo, umorale, e quindi ovviamente la tecnologia richiede questo alto standard qualitativo che solo un robot può fare. Con questa nuova linea, non ti voglio fare numeri, però un investimento molto molto corposo, riusciamo a lavorare particolari che entrano, diciamo, quasi grezzi ed escono finiti, pronti per essere montati sul secondo step della linea di produzione. Questo, quindi, ovviamente a favore di quello che poi dicevamo, è l'affidabilità del motore, perché a quel punto ogni pezzo è fatto perfettamente per quello che deve essere, non c'è l'errore umano. Appositamente per l'affidabilità del motore, perché le tolleranze sono rispettate, parliamo di centesimi di millimetro. Scusatemi. È normale, è scontato. E quindi è obbligatorio un montaggio automatizzato, ecco perché anche gli investimenti, fortunatamente abbiamo trovato le contingenze giuste per fare un investimento del genere in un periodo storico che ovviamente è triste. Quindi speriamo, diciamo, in un futuro ancora più roseo. Diciamo che le premesse per quanto riguarda questo salone sembrano dare qualche segnale, perché insomma in questi tre giorni un po' di movimento c'è stato, sia per l'affluenza che è stata abbastanza buona, sia poi perché questa affluenza è fatta di persone che sembrerebbero realmente interessate e vogliose di tornare a vivere il mare con tutto quello che eravamo abituati: barche, gommoni, barchette, tender, e questo ovviamente a beneficio di tutto il settore nautico. Sì, come dicevi tu, c'è sicuramente una riduzione dei visitatori, diciamo così. Sicuramente è un visitatore però più attento, ancora più appassionato e anche più informato. Dimostra anche molto più informato, dimostra anche diciamo, quella voglia che interiormente c'è di nautica, e sperando che, diciamo, un po' il governo aiuti a incentivare, insomma, l'acquisto di barche, perché spesso vediamo che l'acquisto è frenato da un blocco, diciamo, psicologico fiscale, ecco. E quindi quello pare che sia comincia a essere, perché proprio ieri è stato qui nel Salone Nautico il direttore dell'Agenzia delle Entrate Befera, che ha dato delle prospettive, ha detto: riduciamo i controlli, perché molta gente è inibita, e io al tempo stesso ribadisco, è giusto combattere l'evasione fiscale, però evitiamo di penalizzare il prodotto finale, cioè puniamolo a monte. Esatto, non facciamo che diventi uno show mediatico, per dare comunque, per far vedere che ci siamo. Questo non serve, basta, se si vuole fare dei controlli si fanno dietro le quinte. Le barche sono registrate, ci sono ovviamente i pubblici registri dove si può attingere ai dati, ma non facciamo terrorismo psicologico, perché non facciamo teatro, perché questo è penalizzante nella nautica così come negli altri settori del lusso. Quindi forza la passione. Io penso che anche il governo abbia capito questo messaggio, hanno riconfermato che non tasseranno più le imbarcazioni, e speriamo un nuovo slancio contestualmente che possa seguire quello che abbiamo visto noi pochi giorni fa praticamente al Festival di Cannes, dove l'entusiasmo per la nautica era molto più sentito. Vabbè, anche il clima sicuramente aiutava, però là la nautica è ancora più semplice, si vive molto volentieri. Quindi noi facciamo tanti complimenti a quello che voi state facendo, a questo lavoro importante, perché portate in giro il tricolore, che tra l'altro è presente come sempre il cartellino da questo richiamo per tutti quelli che passano al Salone Nautico, che abbiamo visto anche tanti stranieri. Insomma, ricordiamoci, questi sono motori di concezione tutta italiana, è la tecnologia che viene dal mondo Fiat, tanto per essere chiari. Orgogliosamente manifestiamo
che è il motore base del gruppo Fiat, ormai FPT, perché noi ci teniamo al prodotto italiano, siamo tra virgolette amici con Fiat, quindi non lo nascondiamo, noi siamo anzi orgogliosi di questo. Io diciamo, accolgo il tuo ringraziamento anche a nome di tutta la squadra che c'è dietro, dalla proprietà ovviamente che ha un merito primario, oltre a tutti i ragazzi, dagli ingegneri ai tecnici, agli operai, alle amministrazioni, che ovviamente insieme riusciamo ad ottenere questo risultato. E allora noi ricordiamo a tutti gli amici che ci seguono di Non Solo Mare, quando dovete decidere una motorizzazione venite a conoscere quelli che sono i prodotti, i nostri motori italiani, è una tecnologia che ha sempre vinto un po' in tutto quello che è il mondo automobilistico, motori che hanno sempre dimostrato grande affidabilità, stiamo parlando di Fiat, non stiamo parlando di, con un gran reparto di ricerca che poi sommato al vostro lavoro, che è un lavoro di ricerca proprio per essere, per affinarlo nella marinizzazione, quindi non soltanto renderlo marino ma proprio fare delle caratteristiche che poi devono permettere al motore di lavorare con diversi modi di uso, perché l'automobile va su gomme, la barca va su acqua e quindi ha un attrito diverso, la spinta è diversa. Questo è un lavoro che voi in tanti anni avete dimostrato di fare molto bene, i motori FNM hanno dato grandi soddisfazioni a chi li ha montati, ci auguriamo che chi segue recepisca questo messaggio e aiuti anche quello che proprio è il nostro paese, perché l'economia nostra si basa anche poi su quelle che sono le nostre aziende di prestigio, tra queste c'è nel mondo nautico c'è l'FNM, noi portiamo la nostra bandiera e vi diciamo almeno prendete in considerazione quello che è il motore FNM, ce ne sono per tutti da 80 a 300 cavalli, lo ricordiamo, la gamma è completa, almeno per le barche fino a 10 metri c'è tutta la scelta che può, metri, sì. Dopo i 10 metri, 12 metri ovviamente c'è tutto un altro mondo, ma è un'altra nautica, noi ci riferiamo adesso a quella, grazie Francesco Iantoro, grazie di tutto. Che sia una bella fiera, gli ultimi due giorni danno un po' di brutto tempo ma noi sopravviveremo e qua probabilmente la gente verrà comunque a vedere quelli che sono i nostri prodotti. Si viene a riparare nella casa FNM. Grazie, ciao Francesco. Ciao a te, a tutti. Il mondo secondo me è comunque un'impresa, anche perché veniamo comunque... È una barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il mondiale 2004, quindi... A Napoli non esiste ancora un marina, si continua. Prima Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico.